Buonasera, eccoci di fronte agli studi televisivi di Shonda Channel TV. Cercheremo di capire bene insieme perché una televisione sulla spalla. Per vivere questa avventura però dobbiamo entrare nel cuore della televisione, dove arrivano tutte le vostre domande, alle quali noi, con tutti gli artifici tecnici e tanta tecnologia, anche grazie all'aiuto proprio dei nostri specialisti, risponderemo. Seguiteci! Allora, ci siamo chiesti perché una televisione sulla spalla. La televisione sulla spalla è un'opportunità di confronto, fondamentalmente culturale. E in effetti festeggiamo fra qualche mese quasi un anno della televisione dedicata alla spalla, Shoulder Channel. Abbiamo avuto degli ospiti diversi, no? Abbiamo avuto degli ospiti ad altissimo contenuto scientifico nell'ambito della spalla. Mi viene in mente la bellissima intervista che abbiamo fatto con il professor Gilles Walsh, un grosso chirurgo francese, col quale siamo entrati proprio sullo storico della chirurgia della spalla. Poi abbiamo avuto invece anche dei pazienti particolarmente famosi, mi viene in mente il paziente amico Rocco Siffredi, al quale abbiamo montato una protesi bilaterale che ci ha fatto invece vedere la spalla dalla parte del paziente, anche l'importanza dell'approccio psicologico a questi interventi e del trattamento post-chirurgico. Quindi non ci siamo fossilizzati solo sull'aspetto che più mi compete, che è quello chirurgico. Recentemente abbiamo avuto anche dei colleghi di altre specializzazioni, come nell'ambito della chirurgia plastica, mi viene in mente l'amico Roy De Vita, o altri colleghi ortopedici come il professor Gumina. Li abbiamo ospitati qui nei nostri studi. Vedete, questo è uno screen, green screen e verde. È un po' un trucco, è una magia. Quando voi ci vedete in diretta, noi sembra che siamo quasi dentro la città del Vaticano, abbiamo il cupolone, siamo in un tremonto. Ahimè, però questa è la nostra realtà. Però è una grossa realtà, è una bella realtà ad alto contenuto tecnico. Mi piacerebbe farvi vedere tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, ma per fortuna abbiamo dei tecnici bravissimi che li sanno utilizzare. Ci sono dei computer, ci sono dei monitor, ci sono dei marchingegni che non so neanche onestamente come si chiamano, però so che con l'ausilio dei nostri tecnici riescono a raggiungere lo scopo di comunicazione che noi ci siamo prefissi. E poi c'è una chicca, e questo monitor che voi vedete qui vengono convogliate tutte le vostre domande, alle quali noi speriamo sempre di rispondere in modo approfondito e di poter colmare quelle che sono le vostre curiosità intorno a questa articolazione. Benvenuti alle prossime puntate.